We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring Jack Jones to you and your alla ricerca del Natale. Era la vigilia di Natale e nella sua casa Jack Jones leggeva un libro accanto al fuoco. In quel momento qualcuno bussò alla porta. Era Charlotte, la sua amata. Era venuta perché Jack la portasse a fare una passeggiata per la città. I due uscirono di casa e girarono per New York in Nevada, guardandosi teneramente. Ad un tratto, Jack e Charlotte incontrarono Benedetta, giovane amica dell'archeologo. «Buon Natale, professor Jones!» disse felice la bambina. Jack presentò Charlotte a Benedetta. «Il piacere è mio, piccola!» disse Charlotte, dandogli una carezza sulla testa. «Professore, io mi domando come si festeggia il Natale nel mondo!» domandò Benedetta. Jack e Charlotte portarono Benedetta a Rockefeller Center e davanti ad un enorme albero di Natale l'archeologo spiegò. A New York sono tante le tradizioni natalizie. Una delle più importanti è l'accensione dell'albero Rockefeller Center. Quest'albero è alto quasi 30 metri ed è decorato con migliaia di luci. Dopo Natale l'albero viene abbattuto e il legno viene usato per costruire case per chi non le ha. Se volete, andiamo a curiosare un po' in giro per il mondo. Così i tre andarono all'aeroporto e partirono alla ricerca del Natale. La loro destinazione era Parigi, in Francia. Cadeva la neve nella città di Parigi. Le campane della cattedrale di Notre-Dame riempivano d'allegria il Natale con il loro melodioso ritocco. Jack, Charlotte e Benedetta camminavano nella piazza. L'archeologo vide una bambina davanti alla cattedrale e gli si avvicinò. «Tutto bene?» chiese. «Bonjour, dottor Jones. Io mi chiamo Rebecca. Alla vigilia di Natale ascolto il melodioso rintocco delle campane di Notre Dame. Questa è la mia tradizione natalizia», rispose la bambina. «Ma ci sono altre tradizioni in Francia oltre a questa?» chiese la curiosa Benedetta. Il colto Jack Jones spiegò alle tre signore. In francese Natale si dice Noël. È tradizione in tutta la Francia bruciare un ciocco di legno nel camino la sera della vigilia di Natale. Bruciare un ciocco di legno nel camino dovrebbe portare fortuna per tutto l'anno nuovo. Alcuni mangiano perfino un dolce chiamato Bûche de Noël, che è fatto come un tronco di legno. Rebecca si unì a loro alla ricerca del Natale e partirono per la terza destinazione del loro viaggio, l'Islanda. I quattro ammiravano la splendida vista della natura dell'Islanda. «Questo è di sicuro il Natale più interessante che esista», disse Charlotte. «Incroyable», rispose Rebecca. L'archeologo spiegò. «Gli islandesi adorano festeggiare il Natale e hanno alcune loro tradizioni particolari. Una di queste ha inizio 12 giorni prima di Natale. I bambini mettono una scarpa sulla finestra e se durante l'anno sono stati buoni, Babbo Natale la sera della vigilia gli lascia un regalo. Ma se invece sono stati cattivi, Babbo Natale gli lascia una patata». Le signore scoppiarono a ridere. Jack, Charlotte, Benedetta e Rebecca proseguirono il loro viaggio. La loro quarta destinazione era Vienna, in Austria. La città di Vienna era pronta per la vigilia di Natale e in lontananza si intravedeva la cattedrale di Santo Stefano. I quattro camminarono per la città quando incontrarono Chiara, una piccola giovane scout. «Sono molto lieta di conoscerti, professor Jones. È la mia tradizione natalizia è di fare un giro per la piazza principale di Vienna», disse. «Ti capisco perfettamente, piccola. Sai, anch'io sono stato un boy scout quando ero ragazza», disse Jack. «Professor Jones, per favore, parlami del Natale di Vienna», supplicò Benedetta. Jack, facendosi serio, raccontò. «Nel Natale esiste un lato oscuro.
La leggenda narra di una creatura demoniaca, metà uomo, metà capra. Il Krampus. Lui scende per le strade alla ricerca di bambini cattivi con l'intento di punirli o, peggio, rapirli. La tradizione si festeggia per le strade. Le persone si travestono da Krampus e si spostano facendo baccano e spaventando i passanti. Il Krampus si annuncia tramite il suono di un campanaccio. Benedetta, Rebecca e Chiara tremavano di paura. In quel momento, un uomo con le fattezze del Krampus si avvicinò ai tre. Benedetta e Rebecca, tremando di paura, si strissero a Charlotte. Il Krampus, rivolto a Chiara, tese la mano per darle un campanello. Chiara stava quasi per piangere, ma per il Natale decise di farsi coraggio. Sfidò la bruttezza del Krampus e, piano piano, si avvicinò a lui e prese il campanello. «Sei davvero coraggiosa», ringraziò Jack. Chiara si unì a loro e si diressero verso la loro ultima destinazione, Atene, in Grecia. Sull'antica città di Atene, la neve calava beata e copriva ogni cosa. Alla vigilia di Natale, gli abitanti cantano le calanda, che sono canzoni natalizie. «Lo sapevate che la maggior parte della gente in Grecia non fa l'albero di Natale?» disse Jack. La tradizione prevede la preparazione di una piccola ciotola di legno con una cordicella tesa sopra. Attaccata alla cordicella c'è una croce avvolta in foglie di basilico. Una volta al giorno qualcuno della famiglia immerge la croce avvolta nel basilico nell'acqua che è nella ciotola e va a bagnare ogni stanza della sua casa. Spruzzare l'acqua tiene lontani i cani canzeri, una specie di folletti che dicono appaiono durante i 12 giorni delle vacanze di Natale per fare degli scherzi, raccontò il colto Jack. «Guardate lassù!» gridò Benedetta, indicando il cielo. Era la stella di Natale e splendeva come un diamante. «Eccolo il nostro Natale!» disse Jack. La ricerca del Natale è finita, ma c'era ancora una tradizione. «L'ho tenuta da parte. Il meglio per te!» disse Jack a Charlotte. A Natale, sotto il vischio, c'è un bacio da scambiare. Jack e Charlotte si baciarono appassionatamente. «Com'è romantico», dissero in coro Benedetta, Rebecca e Chiara. «E buon Natale a tutti!»